Ciao bambini, ciao, come state? E benvenuti a una nuova puntata del Telecorona, il TG dei piccoli. Dunque, come promesso, voi mi vedete adesso struccata, tutta in tenuta un po' sportiva, perché come promesso, bambini, vi ricordate che l'altra volta vi avevo detto che avrei aperto una rubrica nella rubrica, ok? Cioè, resto a casa per... Bene. Che dire, bambini, dobbiamo essere onesti, ci sono state le vacanze e abbiamo mangiato. Non possiamo uscire, quindi mangiamo. E siccome non escono i nostri genitori, allora loro ci fanno i biscotti e quindi noi mangiamo ancora di più. Insomma, bambini, è qui, se noi mangiamo e non ci muoviamo, bene non fa. Quindi, io proporrei di iniziare il resto, la rubrica Resto a casa per, con Resto a casa per fare movimento. Eh sì, bambini, perché anche se siamo bambini dobbiamo fare movimento, non abbiamo scusanti. Quindi, facciamo così. Io ho intenzione, ogni volta che c'è questa rubrica, quindi tutte le settimane, di proporvi un paio di attività semplici che potete fare voi e potete anche coinvolgere i vostri genitori, che così sarebbe anche più divertente, come se facciamo una seduta di educazione fisica tutti quanti insieme. Allora, per oggi io vi propongo un po' di attività che ci mettono un po' in movimento, ma neanche troppo, visto che stiamo a casa e non è che possiamo fare grandi cose. Allora, il primo esercizio noi lo facciamo, voi non mi vedete, ma io sono seduta. Quindi sono seduta, quindi ci mettiamo seduti in una posizione dritta con la schiena, con le gambe, con i piedi poggiati per terra allo stesso livello, quindi paralleli. E partiamo così. La cosa importante, bambini, per questo esercizio è che dobbiamo tenere sempre la testa dritta, quindi io guarderò voi e voi, non so, guardate lo schermo, però basta che guardate in avanti. Allora, le mani le teniamo poggiate sopra le ginocchia e iniziamo a ruotare le spalle prima indietro e poi avanti. E vedete, bambini, che se lo facciamo con calma, tipo così, e poi avanti, e lo facciamo per più volte, quindi due, non vi sentite già meglio? E tre, eccoci qua, già fa meglio, no? Quindi io proporrei questo esercizio, che lo possiamo ripetere una volta, due volte, tre volte, fino a quando non ci annoiamo. E poi un altro esercizio un po' simile ma leggermente diverso, che serve sempre un po' a sgranchirci per non farci stare sempre sul divano, è sempre da seduti, perché bambini, si possono fare gli esercizi anche da seduti, più comodo di così. Quindi ci mettiamo seduti, ma questa volta le braccia sono a penzoloni nel vuoto, quindi non le teniamo poggiate sulle nostre gambe, quindi le teniamo a penzoloni e facciamo lo stesso esercizio, quindi ruotiamo le spalle indietro e ruotiamo le spalle avanti. Ancora una volta, dietro e avanti. Io lo faccio un'ultima volta perché mi piace, sto prendendo gusto. Uno e due. Oh, mo sto bene, adesso sto meglio, mi sento già un po' più meno rachidica, meno ferma, meno bloccata, meglio così. Adesso posso andare a mangiare un biscotto, giusto? Bene, spero che questi esercizi vi siano piaciuti e che li facciate soprattutto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un altro paio di esercizi che non per forza riguardano le spalle, ok? Quindi ricordate, bambini, resto a casa per muoverci insieme, ok? Ciao, alla prossima!
Ciao a tutti, di nuovo buongiorno. Sono Fabrizio Alessandrini, il musicoterapeuta che collabora con la Fondazione Salesi presso l'ospedale pediatrico Salesi, appunto. Allora, questa è una nuova puntata di quel piccolo percorso che volevo fare con voi rispetto alla storia della musica provata ad essere spiegata in maniera semplice. L'ultima volta, ve lo ricordate, avevamo visto sempre quel periodo storico che si chiama il Medioevo, che dura 1000 anni, è lunghissimo, però dal punto di vista della musica sacra. Abbiamo parlato di Gregorio Magno, dei canti gregoriani, ve lo ricordate? Degli inni, delle messe. Oggi invece volevo provare a spiegare a voi cosa n'era della musica, il termine è difficilissimo perché dicono musica profana. Profana significa non scritta, non elaborata per la Chiesa e per tutte le celebrazioni. Allora, dobbiamo pensare che è lunghissimo il periodo, come abbiamo detto, 1000 anni, stiamo parlando del Medioevo, e in quel periodo non c'erano i cinema bimbi, non c'erano i lettori MP3, non c'era la musica dal cellulare, e per strada, nelle piazze, nei borghi, per sentire la musica c'era una figura particolarissima. Loro si chiamano i giullari. I giullari erano, vabbè, innanzitutto i giullari ci hanno avuto la massima diffusione nel basso Medioevo. E praticamente in quel periodo, prima c'era il teatro greco, c'era comunque sia tutta una rappresentazione, una tradizione scenica, si dice, antica. In questo periodo l'unica forma di teatro, appunto, era data da questi giullari. I giullari erano un popolo nomade. Infatti, se vedete che girava per vari paesi, e la tradizione dice che loro fossero vestiti in maniera tutta colorata. Voi dite, ma come tutta colorata? Sì, ma un motivo c'è. Perché loro, girando, compravano stoffe, si cucivano i vestiti, si cucivano dei cappelli, e praticamente erano quelli che portavano lo spettacolo in giro, tutti colorati, e tanto matti, bimbi, perché loro, dopo vedremo, non erano solo musicisti, addirittura chi aveva degli strumenti musicali non sempre li sapeva suonare, no, però li portavano, giocavano, facevano divertimento. Allora, l'importante è che noi capiamo, in questo periodo storico, essere un giullare era avere un lavoro, era un vero e proprio mestiere. Queste figure che giravano tantissimo, di lavoro facevano i giullari, sì, e cercavano di tirar su però soldi facendo vedere, dimostrando le proprie abilità. Considerate, ripeto, che non erano solo abilità musicali. Infatti in questo periodo c'era una vasta gamma di tipi di giullari, ce n'erano tantissimi tipi, che andavano praticamente in luoghi che non erano i nostri teatri. Dove capitava, dove c'era gente, loro improvvisavano dentro le taverne dove si mangiava, nelle strade, nelle piazze, nei mercati, e facevano queste grandissime spettacoli. Lo stesso pubblico dei giullari non era sempre lo stesso pubblico, in base a chi c'era in quel posto. C'era un pubblico di gente importante, se magari si esibivano vicino ad un castello, vicino a un palazzo di persone nobili, o in mezzo alla strada c'era un ceto un po' più povero, popolare. Soprattutto questi giullari erano fortunati quando li chiamavano praticamente dentro, si chiamavano corti bandite, quando organizzavano delle feste specialmente per matrimoni o eventi molto molto eccezionali, le persone coi soldi facevano queste feste e i giullari correvano cercando praticamente di dare praticamente il loro spettacolo in cambio di soldi o regali nel miglior cosa possibile. Considerate che successivamente questi giullari, quelli più bravi, addirittura riescono praticamente a stabilirsi in alcuni posti perché erano proprio bravissimi. La musica che abbiamo sentito prima, appunto, era la musica di questi giullari. Dicevo che comunque sia, non c'erano solo giullari musicisti, c'erano gli esibitori di animali. Sì, erano ammaestratori, c'avevano magari orsi, scimmie e facevano il loro spettacolino. C'erano i danzatori che sapevano ballare, c'erano gli equilibristi, c'erano i giocolieri. Vi è capitato mai, specie nelle grandi città in questo periodo, capita che ai semafori, quando noi aspettiamo con la macchina che c'è rosso,
che diventi verde, ci sono delle persone che giocano con i birilli, giocano con tutte cose di equilibrismo per prendere dei soldi, e loro facevano le stesse cose. Considerate che giocavano così. Ripeto, molti sapevano suonare, ma molto forti andavano in quel periodo i musicisti. Allora, vi faccio risentire questa musica dei giullari. Sentite, era veramente diversa dalla nostra. Pensate lì in mezzo a una piazza. Leggermente dopo, praticamente tra il XI, allora dal 1000 al 1200 invece, dalla Francia, che erano più nobili, più importanti, meno improvvisatori, arrivarono invece delle figure che erano un po' diverse dai giullari, perché loro si chiamavano trovatori e trovieri. Praticamente scendono dalla Francia e loro non hanno bisogno di soldi, no? Considerate che solitamente sono persone molto ricche, appartenevano alla nobiltà, erano principi, cavalieri, e addirittura c'erano anche delle dame che scrivevano così. E loro, venendo da famiglie nobili, a differenza dei giullari, facevano praticamente chanson, si chiamano, poesie cantate per risvegliare, praticamente si dice, una nuova sensibilità. È lì che prese dignità, forza, praticamente tutta la parte artistica e letteraria della musica profana. Loro avevano dei vestiti bellissimi, andavano a cavallo, erano cavalieri e avevano praticamente tantissima voglia anche di parlare della natura. Eh sì, perché i trovatori non parlano solo esclusivamente dell'amor cortese, parlano anche di natura. Considerate che per la prima volta viene presa in considerazione appunto l'equilibrio, il rapporto tra uomo e donna, grazie a questi trovatori e trovieri. Vi volevo far sentire la differenza rispetto alla musica dei giullari. Sentite, questa è molto più nobile, fiera, strutturata. Ascoltate. E aveva un testo. Loro cantavano in lingua doc e doil. Sentite la differenza, bimbi? È un po' difficile, io provo a spiegarvela in maniera semplice, però ci facciamo un'idea di come praticamente adesso siamo arrivati ai nostri cantanti più famosi. Spero che sia stato abbastanza esaustivo, abbastanza completo, abbastanza chiaro. Vi do un bacione, vi rinnovo un saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao cuccioli, ciao! È tardi! Esca! Chiamato? Ma sei sicuro che viene qui, Mago Manu? Tranquillino, Ginepro. Mago Manu a me mi ha detto che verrà, e quindi venne. Zuccone! L'italiano! Ma, allora, prima cosa, a me mi non si dice, perché è un errore grammaticale. Secondo, venne, non si dice perché il verbo è passato e non ci serve il futuro.
Terzo, non si ritarda gli appuntamenti! Ah, oh, hanno suonato. E dai, vai ad aprire! È lui, no? Ok. Facciamo un po' di trucchi, un po' di... Ok, allora, subito. Dai, subito. Con le carte. Primo, con le carte. Bello, le carte, sì. Allora, dimmi stop. Stop! Che vedi la carta? Ah, eccola, bella. Guardate, guardate, bambini, la vedete? Guardate, ricordatevi! Che okay. Carta è? Siamo qua? Ok. Adesso tu che faresti? Io adesso la ritrovo. Sì, la ritrovo. Voglio vedere! Non ci credo! Ve la ricordate, bambini? Mi raccomando, eh! Vediamo, vediamo se la ritrova, detto che la ritrova! Allora, quel calore della tua mano la ritrovo, guarda! Il 4 di fiori! Ah! Oh! È vero! Il 4 di fiori! Urca! Ma sì, ce l'ha! Sono un po' di fortuna. No, fammi un altro, facciamo un altro. Quello è un altro. Vai, chiama anche Oscar intanto. Oscar! Chiamato. Che facciamo? Allora, Mago Ginebro indica l'asso di picche. Ma come faccio? Stanno a rovescio? Indica. A caso. Questo. Asso di picche? Sì. Oscar il 4 di fiori. Quattro fiorito. Non era niente, troppo in là è andato. Dove? Qua, questo. Ok, ecco, meglio. Quattro fiorito. Io solo prendo il jack di cuori. Allora. Jack di cuori, voglio questo vedere. Questo qui. Voglio proprio vedere. Ricordatevi, bambini! Eccole, asso di pic, quattro di fiori e jack di cuori. Oh, bravino il ragazzo. Ma che bravino, sarà la solita fortuna. Sì. Oh, ce n'hai un altro? Anzi, sai che ti dico? Non è che hai un po' di carte anche per me? Così mi esercito anche io. Allora, aspetta, guarda. Che dici? Ce l'hai un po' di carte per fare un po' di giochini? Asca, ecco. Facciamo i giochini dopo. Guarda. 1, 2, 3. Ah, bello, questo è proprio a misura mia. Grazie, ma prima era grande. Va bene. Oscar, tieni. Metti le carte che dopo ci esercitiamo e facciamo i giochini. Che fai? Guarda, è un trucco di magia. Vabbè. Lavoro dalle bambine. Guarda, 1, 2, 3. Cos'è? Dove è andato il pennarello? Sparito. Guarda dove sta? Ah, sì, sull'orecchio. Oppure un altro, guarda. 1, 2, 3. La pallina dov'è? È sul tappo, guarda. Urca, bello, senti, mi sa tanto che ora che torni a casa, è ora che torni a casa perché si è fatto adesso. Sì, la mamma ti sta cercando di sicuro. Chi? Mamma? A casa comando io, forse non ti è chiaro. Torno quando voglio, facciamone un altro. No, va bene, ne facciamo un altro. Che prendiamo? Allora, 2 bicchieri. Chiamato bicchiere, uno, un altro. Allora, questo per me. Un altro bicchiere. Tiè. Questo per Mago Ginebro. E poi cosa serve? Che prendiamo? È un tovagliolo. Ah, ok, tovagliolo. Questo puzzolente. Tiè, tovagliolo puzzolente. Allora, che puzzolente, guarda che bello profumato. Allora, guarda. Che fai? Faccio sparire il bicchiere. Pronto? Sì, fa sparire il bicchiere lui. Ma come ci pensi? 1, 2, 3. E il bicchiere? Dov'è? Sparito. Ma come è sparito? Ah, questo lo so fare pure io. Metti qua. Bambini, allora, al mio 3 la formula magica. Simsalamin, mi raccomando. 1, 2, 3. Simsalamin. E voilà, il bicchiere non c'è più. C'è ancora. Vabbè, va.
Basta? Basta, basta, mi hai stancato. Oh, ma com'è? Vado a casa, vai a casa! Io vado, io vado. Oh, mi sta squillando il telefono, guarda. Vedi un po' chi è, vedi un po'. Mamma. Pronto? Marco, devi tornare a casa! Dai, adesso torno. Vai, amico. Ciao. Ecco, vedi chi comanda a casa? Un amico. Senti, ma dimmi un po' adesso, voglio vedere come fai ad andare a casa, che abiti lontanissimo da qui. Io ho il teletrasporto. Il teletrasporto. Ah, e quindi? E quindi guarda, basta che schiocco le dita e scompari. Sì, sì. Ciao, bambini. 1, 2, 3. Wow! È sparito! Ah! Ah! Asca! Chiamato? Mago Manu è sparito in un attimo. È tornato a casa! Ah, bravo Mago Manu. Facciamogli un applauso. Sì! Ciao bambini! Ciao bambini. Bella è la vita. Ciao, ciao.